6 aprile 1924. Nasce a Civitavecchia Eugenio Scalfari, scrittore ma soprattutto giornalista. Inizia la professione di giornalista collaborando a Roma Fascista, l'organo dei GUF. Nel 1950 inizia a collaborare prima al Mondo di Mario Pannunzio e poi all'Europeo di Arrigo Benedetti. Nel 1955 è fra i fondatori dell'Espresso, che dirige dal 1963 al 1968. Deputato socialista dal 1968 al 1972, nel 1976 fonda La Repubblica, che dirigerà fino al 1996 e di cui è editorialista. Ma ad ogni modo, io sono un giornalista e poi sì, è vero, sono in parte anche un editore, nel senso che ho lavorato sempre e soltanto in un gruppo editoriale, il quale è nato fin dall'inizio con l'apporto dei suoi giornalisti, con l'apporto azionario, voglio dire. Questo apporto azionario è stato poi nient'altro che il condensamento del lavoro di tanti anni in delle carature azionarie. Io credo che questa sia una condizione di grande libertà e di grande autonomia, non soltanto per me, che appunto raggruppo questi due attributi dell'editore parzialmente e del giornalista direttore, ma anche della redazione, perché la redazione, attraverso il suo direttore che ha ingresso nella proprietà del giornale, sa che gioca in casa propria, non c'è nessuna possibilità di interferenze esterne. E l'argomento di Scardocchia su questo tono, lui dice romanzesco, io direi così un po' spettacolare, ecco, sì, del questo giornale. Voglio dire, quando Scardocchia diceva che aveva la sensazione quando di quando Scardocchia leggere, non si era ancora convertito quando diceva che c'era una parte di romanzo, ecco, io credo che volesse dire soprattutto nel modo di porgere e di raccontare. Che cosa c'è di vero in questo? Non già la manipolazione delle notizie o la distorsione delle notizie, ma c'è di vero che Repubblica è stato il primo quotidiano, per ora l'unico, il quale ha innestato sulla tradizione del quotidiano l'esperienza del settimanale, perché io vengo dall'esperienza del Mondo e soprattutto dell'Espresso. E quindi ho fatto questo tentativo sperimentale che è riuscito in effetti.